Marisa e ora amici ascoltatori ho fatto un poema di amore in dedica la morina felicità. Far parte di una comunità numericamente molto piccola ha dei pro e ha dei contro. I pro sono che c'è una semplicità proprio nelle cose che per forza di cose esalta anche per dire i rapporti interpersonali. È molto facile che sia più frequente, insomma, che ci si aiuti in un paese piccolo, per esempio, che non in una grande realtà, perché bene o male, anche se magari il vicino di casa sta sui tolle, anche se magari il tuo vicino di casa ti sta poco simpatico, io sempre a dire non è caso che gli abbia bisogno della mano, nel caso abbia bisogno ti dai una mano. Ok, queste sono le cose carine dello stare in un villaggetto, in un paese. Il contro è che gira e rigira, ma sa sempre perché siamo sempre quelli, mettiti di là. La tendenza, per esempio, a sparlare degli altri e fare del pettegolezzo spiccio, che è argomento cardine del bar, non c'è persona che abbia animato questi pettegolezzi che di lì a poco non sia stata a sua volta oggetto di pettegolezzo. Perché quello là che è andato insieme con quella lì, che è andato insieme con quello là, che prima stava con quella là, è facile che quello nuovo che va con quella là prima fosse il marito di quella lì, creando una sorta di ciclo di Krebs. Questa è italiana. No, ciclo di Krebs. Creando un ciclo di Krebs del pettegolezzo. All Gear di Corain. Se mi era scritta per l'omia che l'endaccia col becher e da crisu l'endaccia sta fier Mario Mascrera due e dopo l'endannacci hai di scuola milena che la cade schiacci sentiero lo sapresti ma dimmi a cosa succedere per un verità può cantare su spet ma fa sì tu perché l'altro a correggi pet via che al dell'amargo la Columbia la calia l'incasò spirito del pianeta siete pronti? Yes. Con Cardusi pronti? In the zone, in the jungle, in the jungle.
mia se non ha. Beta la disegno e stasse fino allo tren. Basta biker, scopi io, dopo di me che le mie stisse che più, ma il far andare la grappa e mi arruttù. Ma Sandro ha l'anterio che l'ha da stipi su, l'attaccata da condena più è già di più, è il bel cale dal bu. E mi ricollego a quello che dicevo prima. La forna Mario Sema alla canzù. A te, grazie. I bergamaschi godono di fama di grandi lavoratori da secoli, da quando facevano i facchini a Venezia. Poi pensate addirittura che un'intera generazione di personaggi della Val Brembana andò a Genova a fare i facchini e li sceglievano appositamente bergamaschi, perché il bergamasco ha sempre avuto una sorta di atteggiamento quasi autolesionista, per cui era quello che lavorava di più a meno paga. Quelli che andavano a fare i minatori in Australia, perché erano così detestati dagli inglesi, dai tedeschi, dagli altri emigranti? Perché accettavano paghe da fame facendo magari 14 ore di lavoro. Altra caratteristica per cui siamo abbastanza presi in giro in tutta Italia è il fatto che il bergamasco non ha una grande familiarità proprio con il lessico, con l'arte stessa del parlare, è molto impacciato. Se tu fai un'intervista a uno qualsiasi in un bar, a volte ti risponde tipo ma lei cosa ne pensa di queste elezioni che fanno male. Guardi che ce l'ha il mio collega, vai. Vada là da lui a chiedergli che io non sono mica di quelle robe lì. Personaggi del genere. Ma sotto questa scorza dura, che sembra anche un po' antipatica,